Ciao Daniele, com'è? Bene, benissimo, sono qua che sfoglio Ah, il gargantuo il nuovo. nuovo Gargantua. Ma che Bello. bello è! Questa volta abbiamo Ci fatto un sono lavorone. davvero un sacco di articoli, uno più interessante dell'altro, pieni di novità, proposte, cose fatte, cose che faremo, davvero bello. Dai, dai, buono, buono. Allora, già dall'editoriale di Valentina scopriamo, intuiamo che il tema dominante di questo nuovo numero è quello dell'ambiente e della natura. E infatti troviamo, per esempio, un bellissimo articolo del guardaparco di Tressan Denis Massoni in Lupo e Tressan, poi un articolo sul laboratorio di riciclo che è stato proposto ai bambini su Amazon. Poi un articolo della farmacista Tuber che ci parla della natura e ci dice quanto la natura ci può aiutare a vivere meglio, più sani e invecchiare con successo. E poi tutta una serie di articoli sull'acqua, un approfondimento. L'acqua, lo vedrete già dalla copertina e dalla quarta di copertina ci sono foto che rappresentano l'acqua, in vari modi. Tra l'altro l'acqua è stato il tema della rassegna Eptagono che si è svolta tra maggio e giugno qui a Maison Gargantua. E allora su questo numero trovate dei bellissimi approfondimenti. Per esempio un articolo di Rudy Sandy, Rue Corvée en Gans à Gressin, quindi strettamente legato al paese. Un altro Gressin, Paolo Curta, che ci parla dell'acqua dal punto di vista teologico. Poi l'acqua nella mitologia, cura del professor Franceschini, docente all'Università di Bologna. E ancora lo scorrere dell'acqua del cinema di Luciano Barisone. E non è finita. Troverete ancora una bella intervista a cura di Roger Berteau alla nostra campionessa Sophie Mathieu, un articolo sul progetto Le Cabouettes, un articolo su Pila e le attività che propone per l'estate e poi le notizie dal comune a cura del sindaco Michel Martinet, le notizie dalla scuola primaria di Gressin e poi tutte le varie rubriche che ci sono abitualmente sul Gargantua. Bene, io vi saluto, vi auguro una piacevolissima lettura del Gargantua e per congedarmi vi leggo una frase che mi è piaciuta molto, un pensiero del Mahatma Gandhi che Andrea Berlier, Élodie Brunet e Paolo Miante hanno scelto per introdurre il loro articolo dal titolo Prendiamoci cura del nostro ambiente. E dice così: un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Bene, un saluto a tutti e appuntamento a sabato prossimo. Ciao!